Un saluto a tutti gli amici di Cultura Pop e agli amanti delle action figure e di One Piece. Bentornati nell'angolo delle video recensioni. Oggi abbiamo non una, non due, ma ben tre action figure dedicate a One Piece che insieme compongono un bellissimo diorama. Allora, se state un po' sul pezzo, avete riconosciuto l'immagine, ovvero sono le figure tratte dal poster incluso nel numero 100 di One Piece, che ha raggiunto questo traguardo immenso. Questo poster, peraltro, si può vedere anche rappresentato sopra le scatole delle tre figure ed è una cosa fighissima, perché basta anche esporle semplicemente così. Vediamo, vabbè, a parte il nome dei personaggi, vediamo tutto il poster per intero con quasi tutti i personaggi e la storia di One Piece. Bellissimo ragazzi, veramente bellissimo. Ma andiamo ad aprire una per una queste bellissime confezioni. Prima le guardiamo un po' nel dettaglio e poi le apriamo e vediamo cosa c'è all'interno, perché una è quella in uscita questo mese, le altre sono vere e proprie anteprime. Quindi grazie Tamashii, grazie Cosmic, che ci avete mandato queste bellissime anteprime. Ma partiamo da Ruffy. Badabam! E quindi ragazzi, Ruffy è la prima di queste tre uscite che insieme compongono il diorama. Guardate che bella la confezione, con questa immagine a tutto schermo di Ruffy con il piccolo Chopper, che a me mi sta sempre simpatico. Qua vediamo alcuni dettagli della figura, poi vediamo le tre figure insieme. Ma a questo punto direi di andare ad aprire la confezione. Dov'è Coltalinen? Coltalinen? Non apriamo un cacchio perché non ho tolto tutto gli scotch. Ecco, ora sì. Ma di cosa stiamo parlando? Guardate che roba. Allora, il blister lo avete visto, è un semplice blister trasparente. La figure è avvolta da questa ulteriore pellicola super protetta, anche il piccolo Tony Chopper. Tiriamo fuori la statua, eccola qua, dal blisterone. Ma a parte che pesa, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Guardate i dettagli. Ora tolgo un attimo il blister dalle palotas che dà fastidio. Vediamo l'aiuto, ecco qua, della regia che ci fa un po' più di luce. Soprattutto le monete, di solito questi elementi qua sono un po' tralasciati. Vi assicuro che si riconosce moneta per moneta, tutte in rilievo, bellissime. Poi ci sono anche dei tesori qua all'interno di questo scrigno. C'è Chopper che mi fa morire con questa armatura da samurai. Poi dettagliatissimo, non ha una sbavatura, niente. Poi c'è Ruffy. Guardatelo col suo pugno. Ma che figata ragazzi, veramente bellissimo. E poi qua chiaramente Bandai Spirits, Made in China, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è il primo, qui probabilmente vediamo un incastro, è il primo di tre. Andiamo a vedere gli altri. Numero 2, Roronoa Zoro, lo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia. Guardiamo velocemente la scatola, perché poi di fatto è studiata nello stesso stile di quella di Ruffy. Quindi vediamo qua un primo piano. Qua vediamo alcune caratteristiche, di nuovo il retro, la foto di gruppo e qua 1, 2, 3, che non è la canzone quella di Elodie, ma è il trio che compone questo set. Chissà se hanno in mente di proporre altre figure, per esempio con personaggi della ciurma, per espandere questo diorama. Non sarebbe male, non sarebbe male per niente. Quindi apriamo la confezione e tiriamo fuori il blister, ovviamente dal retro, chiaro. Oh, cara, come sei bravo. E anche qui andiamo a togliere velocemente lo scotch. 1, 2, togliamo la figure dal blister 8. Eccolo, anche lui ragazzi, ma guardate che dettagli. Quando si impegnano, a volte fanno un po', diciamo, c'è un po' di cappelle. Cioè, realizzano delle figure e sembrano fatte tanto per... Non è questo il caso, perché vedo una grande cura nei dettagli, nei particolari, minuziosa. Guardate anche il volto di Zoro, bellissimo. Tolgo la mano.
i particolari anche della lama, della katana e l'altra che viene sguainata pronta all'uso. Bellissimo, poi anche questo particolare del teschietto in mezzo alle monete è veramente figo. Proviamo già ad attaccare queste due, forse non si può. Forse non si può ancora, gara. Perché? No, si può, si può, si può. Ho detto una cavolata. La gara ha detto una cavolata perché allora queste due si attaccano qua. Qui c'è il punto di giunzione che se mettiamo a terra poi dovremmo, ecco, nascondere molto meglio. Vediamo un po'. Infatti una volta posate a terra è tutto molto più easy. Queste sono, non si agganciano nel senso vero e proprio, ragazzi, ci tengo a specificarlo, ma si appoggiano l'un l'altra grazie a questi piccoli incastri, non solamente appoggiate, nulla, nulla di più. Però, oh, sono belle. Sono belle, sono belle. Andiamo a prendere la terza e ultima figure di questo terzetto, Nami, la navigatrice, colei che prepara le carte. Che si dice? Quella delle carte, quella che fa non la cartografa. Porca miseria, mi sfugge il nome. Vabbè, poi ve lo dirò. Comunque, lei è quella che prepara le carte nautiche e guida la ciurma verso le varie zone. Apriamo la confezione che anche in questo caso rispecchia gli standard delle altre due, un po' più sottile forse. Le dimensioni sono diverse ognuna per ogni scatola. Questa cosa se n'è altamente fregata, ma dai, non gliene frega niente. E tiriamo fuori, ecco, la Nami. Questa volta la figure, a differenza delle altre due, ha un elemento da aggiungere che è il Thunderbolt del bastone di Nami. Vediamo un po', ho fatto. Quindi tiriamo fuori Nami, anche lei vestita come una samurai, con questo piccolo effetto fulmine super appuntito col quale mi farò sicuramente male. Ecco, appoggiare qua, che andiamo ad ingostrare nel bastone. E vediamo un po', ecco, vediamo, c'è un foro, se lo vedete, foro dovrebbe entrare solamente in un modo, quindi lo ruoto con delle catasce. Qui ci starebbe benissimo il 1 hour later, però dai, sono riuscito a incastrarlo. E qua è un po' più scenografica perché c'è l'effect che completa il quadretto. Guardate che forza Nami con tutta questa bella scosciatura. I tacchi comodissimi per camminare sopra una montagna di monete d'oro. Qui vediamo anche altri elementi come la botte, la spada, ma guardate la cura dei dettagli di questi elementi. Non è che sono, ripeto, non sono buttati lì tanto per, sono molto dettagliati e molto curati. Anche i capelli di Nami con questa leggera sfumatura, il fiocco, anche questo sfumato, molto molto bella, molto molto bella. Proviamo a comporre il quadretto. Perfetto, così mi torna. Così mi torna. Però voi direte: ma gara, non vediamo una mazza. Lo so, ragazzi. Cercherò di farvelo vedere meglio poi nella review. Ecco, qui si vede come va attaccato. Cercherò di farvelo vedere meglio nella recensione, quella fotografica. Purtroppo dall'alto è un po' un casino. Bene amici, siamo giunti alla fine anche di questa video recensione con il trio di personaggi tratti da One Piece, il poster del numero 100 che è uscito pochi giorni fa in edizione ultra limitata. Ve ne abbiamo parlato anche più volte alcuni video della redazione, alcuni pezzi speciali. Non ci resta che invitarvi a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella, commentate, mettete like, fate quello che vi pare. Basta che interagite con noi, che ci fa tanto piacere quando commentate e mettete le spolliciate ai nostri video. Un saluto da tutta quasi la ciurma di Cappello di Paglia, da Matteo per Cultura Pop. Ciao, alla prossima video recensione. Ciao! You're driving me crazy.